Specialmente a Havana è difficile uscire sazi da un ristorante. Le porzioni sono spesso ridotte e accompagnate da una quantità infinita di riso e fagioli. Ed i prezzi di una cena al ristorante non sono particolarmente economici. Non scoraggiatevi, buttate un occhio agli indirizzi del video precedente e seguite questi tre consigli. 1. Mangiate nella casa particolare. In alternativa agli alberghi ci sono infatti las casas particulares, che sono simili ai nostri bed and breakfast. Quasi tutte offrono il servizio colazione, cercate tra quelli che offrono anche la cena. Sarà il modo migliore per provare la vera cucina locale a buon prezzo e con un po' di fortuna la padrona di casa sarà anche un'ottima cuoca. Come dimenticare infatti la buffata di pesce che ci aspettava in tavola dopo una giornata alla spiaggia Ancon. Il piatto principale della serata sarà il pargo alla griglia, ma qui abbiamo un altro modo di essere il pargo, che è impanato. È impanato e fritto, con la cipolla e l'aglio. Io mi trovo qui con Silvia e vediamo, buon provecho a tutti. Con mucho gusto, buon provecho a tutti. Ok. Numero 2. Leggete una guida turistica. Che sia la Lonely Planet o la Route Art, tenete la portata di mano e segnate i ristoranti migliori. Prediligete i paladar, ovvero i ristoranti a conduzione familiare. Attenzione ai ristoranti di Stato, che salvo qualche eccezione utilizzano prodotti di scarsa qualità. Alcuni però sono famosi per l'importanza storica, come il Covadonga a Cienfuegos, dove Fidel si fermò a mangiare dopo la vittoria di Santa Clara. Vengono con un 59. Y al entrar aquí como triunfante, ¿entiendes? Pero me han dicho que no se come muy bien aquí. No, aquí no se come bien. Aquí en los sitios del gobierno no se come bien. 3. Portatevi appresso qualche pesos. A Cuba ci sono due monete, il CUC, la moneta turistica, ed il peso cubano, utilizzato dai cubani. Cambiate almeno 20 euro in pesos. Potrebbero esservi utili per comprarvi da mangiare nei posti non frequentati dai turisti, o per esempio nei carretti della frutta. E se siete fortunati, potrete anche trovare nel cambio i 3 pesos con la faccia del Che. Buon viaggio!